Ma la pista a prima vista sembra facile, però è difficile andare forte perché è stretta e si fa fatica a curvare attorno agli alberi. E i punti dove si può tentare di guadagnare probabilmente non sono tanto le curvette, ma magari i pezzi nuovi in alto, dove se ci pedali e fai la linea giusta puoi guadagnare qualcosa. Allora, la pista è carina, molto bella, è ripida, e ci sta come gara di cavettaglio, però di andare forte soprattutto nei pezzi dove non ci sono troppe pietre, dove riesco a spalancare di più il gas, e ringrazio tutti i miei sponsor e speriamo in bene per domenica. Siamo arrivati un po' tardi, c'era sempre si calma oggi, però mi ha fatto il primo giro e sembrava stranissimo, sono 2-3 punti da cambiare, però alla fine mi sta divertendo, io mi diverto sempre. Basta rischiare qualcosina. Vai Lori! Manci! Buongiorno, siamo qua con il vincitore della qualifica di oggi, seconda Coppa Italia, Shampoo Luc. Mi dica, cosa ne pensa della pista? No, pista divertente, sponde, salti, quasi tutta liscia, ci vorrebbero un paio di radici per rendere un po' interessante la cosa. Mi sembra giusto. E cosa ne pensa della presenza in questa gara del signor George Brandingham? George Brandingham? Non conosco, non l'ho visto, io non conoscere. Ok, andiamo via. No, a parte gli scherzi, bene che ci sia, così domani penso ci farà vedere un tempo che bisognerebbe fare se si va forte. Abbiamo visto un tuo passaggio molto, diciamo, hard sulla linea ripida.
Cosa hai pensato in quel momento? Sì, ero un po' fuori controllo. Però mi è andata di culo che sono stato in piedi e ogni tanto ci vuole un po' di culo. Sfiga. Fa parte del gioco. Sempre. Bentornati con Banana Interview. Siamo qui con Alan Beggi, giusto? Caso l'hai preso in offerta oggi al supermercato qua giù? Weekend Wheels. Prende, si sente. Facendo i seri, com'è andata la qualifica? Bene, a parte il capottone a metà, il resto tutto a posto. Scivolava o...? Sì, scivolava abbastanza, ma sono radici dalla partenza all'arrivo, sassi, quindi se non scivola vuol dire che stai andando giù a passo d'uomo, quindi va bene così. Per domani? Domani vediamo, se continua a piovere magari facciamo un pincerino alle gomme da fango, se no teniamo questa da asciutta. E sempre? A manetta, ovvio, i discorsi. Andiamo. Casato un po' in questa mansion? Insomma, mica tanto, dati un po' per funghi. Ah, un po' per funghi. Vedo là dietro il suo compagno di squadra. Sì, anch'io. Si sta nascondendo. Non sono in squadra con lui io. Tiro bene questo microfono. Cosa devo dire? Allora, sono andato alla mano. Intervistatore. Sono andato anch'io un po' per funghi a cercare Mario, ma... Siete trovati? No, perché in realtà lui era partito dopo di me, ma non so, un buco spazio temporale. Ah, sì, cose sì, che sì. Capitano. Ho fatto un tempo non alto di più. Vabbè, ma vince chi fa il tempo più? Alto. Oh, sembra giusto. Chiariamo le cose nel downhill. Speriamo di vincere domani con un tempo alto. Va a posto. Ecco la banana in mano. Ci dica, signorina, obiettivi per la stagione? Obiettivi per la stagione vincere. Vincere, sempre. Per forza, a tutti i costi. E domani? Sembra giusto. E domani sarà la giornata decisiva. Ci impegneremo tantissimo e vinceremo. E il tempo? Tempo? Tempo sole. Sole solissimo. Ma ne è sicura? Sicurissima. E se invece piovesse? Rimarrebbe tutta bagnata. Lo sai. Amen. Bentornati con Banana Sprint, siamo qui con Alia Marcellini. Mi dica, come si sente la sua seconda vittoria in Coppa Italia? Molto bene, sono contenta di aver fatto questo risultato anche oggi, anche se da come avete potuto vedere stamattina non è che ero molto in forma, ho fatto un paio di voli ad Angelo in mezzo alle pietre, però sono contenta così. La banana quindi ha portato fortuna? Sì, molto fortuna, poi soprattutto nera è spettacolare, mi piace ancora di più nera.
Siamo qui con Mario Milani. Si dica, com'è andata la gara? Allora è andato un po' per funghi. Ancora? L'hai già detto ieri? Lo so, ieri li ho trovati, mi piacevano, sono andato a cercarli ancora perché erano molto buoni. Aspettative per la prossima gara? La prossima gara è Prali, speriamo che vada bene, meglio di questa. Mira, mamma mia. Attenzione che la fa scomparire lui, eh. Siamo qui con Giovanni Pozzoni. No, non parla italiano. Non parla italiano. Romania, io. Romania. Io dir, io dir. Io non dormir. Dimmi tutto. Allora, com'è andata la gara? Gara è andata male. Ci ho messo un'oretta a scendere. Allora hai vinto. Vinto. Viva Banana. Banana. Era la qualifica, vero? No, questa è match finale. Ah, e vabbè, sarà per la prossima. Allora. La prossima dove? A Prali, dove c'è. Sì. Non mi sono fatto male l'anno scorso. Ah, su quel salto? Sì. Quel non c'è salto? Più? No. Allora, l'hanno fatto in terra. Ah, in terra, peggio ancora. Sperando di farci bene quest'anno. Grandi scrub. Di sicuro così. E via. No, oh, dai, pensi di migliorare. Speriamo. Che se no mi conviene darmi a il golf, penso. Le banane. No. Le banane. Lancio delle banane. Lancio boomerang. Lancio banane. Va bene, dai. Alla prossima. Arrivederci. Ciao. Ciao, ciao. Allora, siamo a Champoluc, il giorno della gara. Abbiamo finito tutto. Adesso abbiamo fatto le premiazioni. La mia gara non è stata molto brillante, se devo essere sincero. Non so, non ho fatto grossi errori, ma probabilmente forse l'ho presa un po' alla leggera, non ho idea, però il tempo non era ottimo, quindi sono rimasto un po' indietro. Peccato, lui invece, questo qua, ha vinto l'assoluta, e ha fatto un bel tempo, ha fatto 2.47, mi sembra, e un secondo davanti a Oscar Armstrong, quindi penso che sia contento di essere venuto qua. Quindi iniziamo con le domande. So, what if... Dov'è il microfono? Il microfono! Microfono! Iniziamo con le domande. George, che cosa ne pensi delle gare in Italia? What do you think about racing in Italy? It's awesome. The race is always good. People are friendly. Come tracks closer, are always... Please. Close, yeah. Yeah, okay. Tracks are always good tracks, so... Yeah. Yeah. So, like how long have you been racing in Italy? 3 years now, since back in 2010 when I rode France Lotto. Yeah, okay. Cosa dobbiamo dire ancora? Non so, la regia mi dice... So, where are you staying in these days in Italy? Your house. Where? San Remo. Oh, San Remo, Italy. My house. Yeah, it's a nice Casa place. Mia. Yeah, it's the best place in the world. Maybe. So, almost. Where are you going after that? After this race? After this, go back to San Remo and then go to Lido Alps for the Crankworx Festival. And then to Innsbruck and then Andorra World Cup. Okay, so you're not coming to the Italian Championships? No. I would like to, Passing. But there's other races. Yeah. Okay, it doesn't matter. We don't want you. Okay. Right. I don't Perfetto. Want you. So say hi to Italian fans, all Italian girls. Hey, all Italian girls. Hello. Just hello? Just hello. No, you should say something good. How you doing? Call me. Yeah, say your after we write your number. Dopo scriviamo il suo numero e potete chiamarlo. No. Ciao. Ciao, ciao.